Amici di Fano TV, ci troviamo al Conad City di Lucrezia per il secondo speciale Aspettando il Gran Galà del Gusto. Pochi giorni fa eravamo a Cesenatico a casa di Mirko Casadei, è stato un super speciale. Sono sempre in compagnia del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Ecco, insomma, questo Gran Galà del Gusto che ormai sta facendo parlare tutti quanti. Sì, siamo in grande attesa della data del 10 novembre, sabato 10 novembre, per il Gran Galà del Gusto. Il gusto, perché sarà una serata con tutte quelle che sono le pietanze più importanti, più caratteristiche del territorio della Reale della DOP Cartoceto, da Fano, Monbaroccio, Saltara, Serrungarina, Monte Maggiore, Cartoceto per l'appunto, e anche una serata di grande spettacolo. Parte di esso l'abbiamo già presentato a casa di Mirko Casadei, della grande orchestra Casadei, e qualche nota però delle prossime band, diciamo, che... Perché stiamo sentendo in sottofondo, appena si apre la porta del Conad City, una musica di sottofondo che ci è un po' familiare, l'abbiamo già sentita. Dobbiamo scoprire chi è e chi sarà la band che suonerà appunto al grande Gran Galà del Gusto, e per farlo bisogna seguire questo speciale. Entriamo dentro il Conad insieme. Everybody be served, the California here. I wanna see you back. Or I see some... Caro sindaco, andiamo a sentire a qualcuno del Conad per avere notizie di questa musica che si sente. Mi scusi, allora, intanto il suo nome? Domenico. Domenico, presento il sindaco Enrico Rossi, siamo qua in missione speciale per il Gran Galà del Gusto. Abbiamo sentito una musica di sottofondo perché sta provando una band. Sì, so che c'è qua giù in fondo, vicino al banco, stanno provando Il Diavolo all'Acqua Santa, il complesso. Ah, Il Diavolo all'Acqua Santa, ecco, mi sembrava questa musica di averla già sentita. Ecco, allora, signor Domenico, intanto ci scusi l'interruzione, perché noi siamo soliti un po' entrare e fare un po' di confusione. Ringraziamo naturalmente Conad Lucrezia, ma non solo, anche Conad Flaminio e Conad Sant'Orso che sostengono l'evento. E quindi, ecco, anche dalla voce di Domenico, invitiamo tutti quanti al Gran Galà del Gusto. Giusto. Non si può mancare. Sì, bisogna partecipare. Grazie, grazie Domenico, buon lavoro. E noi andiamo a scoprire a questo punto se riusciamo a prendere, scusi, sul fatto Il Diavolo all'Acqua Santa. Andiamo. Eccoli qua, li abbiamo trovati, sono Il Diavolo all'Acqua Santa. Ma allora, a parte il fatto che mi aspettavo che eravate in quattro, soprattutto a fare la spesa. Sì, ma gli altri sono partiti, sono andati via prima, che abbiamo una data stasera a Catobagli. Ecco, siamo arrivati tardi. Intanto vi presento il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Stavo suonando, ma invece vi ritrovo. Abbiamo sentito la vostra musica, ma siamo arrivati tardi. Siete arrivati tardi, adesso siamo al tortellino. Perché d'altronde si sa che, insomma, fare la spesa al Conad... Ci siamo fermati apposta, abbiamo visto Conad, ha detto voi andate avanti, noi ci fermiamo. E poi a proposito di Gran Galà del Gusto, non c'era, insomma, sponsor migliore del Conad? Ma ovviamente lo ringraziamo, il Conad, per sostenere questo grandissimo evento, questa serata di grandissimo gusto, ma anche di grandissimo spettacolo, e la presenza del Diavolo all'Acqua Santa lo testimonia. Ecco, allora, intanto presentatevi, ragazzi, perché in tanti vi avranno già visto da casa, diranno: ah, Il Diavolo all'Acqua Santa, chi siete? Noi siamo Il Diavolo all'Acqua Santa, non siamo in due ma siamo in quattro, gli altri sono partiti, che è Lorenzo Cecchini alla batteria, Diego Brancaccio al pianoforte. E poi sono già partiti? Gli altri sono già partiti, Manuel Benedetti e Thomas Reggiani. Abbiamo anche i nomi d'arte, ma li evitiamo. Diciamo che i nomi d'arte, che sono più belli, dai. Aspetta, è difficile. Brillantino Tommy è il cantante. Poi c'è Don Sweetie Missy, esatto, al contrabbasso. Denver Ceccarelli alla batteria. A me mi devi presentare te, che fa più professionale. Mister Master Brancaccio. Che sono io, grazie. Ecco, allora, avete già capito che, insomma, sono una band molto dinamica e, insomma, sul palco non è che sono molto statici, già non stanno fermi qualcosa, l'abbiamo dovuti fermare. Ecco, giusto per far venire un assaggino di quello che è Il Diavolo all'Acqua Santa, io non so se ci sono dei video che possiamo mandare, sì, ragazzi. Sì? Cioè, dopo sicuramente qualcosina live ci dovete fare sentire. Però intanto partiamo dal soft, perché voi è vero che fate scatenare tutti quanti, ma avete anche un repertorio soft, una rivisitazione anni 50 particolare. Abbiamo anche una vena romantica per le donne, siamo pronti anche a quello, ma alla fine
spicciamo, bisogna che ballate tutti. Quindi, no? Esattamente, noi non aspettiamo, ma perché mi copri la scena? Perché te sei troppo protagonista. Altro, siete arrivati che stavamo litigando, eh? Quindi c'è... Prendi il tortellino! Ma allora sono così, anche sul palco. Allora, blocchiamo questo momento da marito e moglie. Allora, mandiamo la prima clip con la parte anni 50 più soft del Diavolo all'Acqua Santa. Vai. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Zumba, 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 baranda, vedovida, papà. Buonasera, signorina, buonasera. It's time for say goodnight to Napoli. Siamo tornati, ecco, allora vi posso dividere. Lo sto capisco, se lo vedi che sei sempre al allora, pelo. Ragazzi, per favore, allora abbiamo visto la clip tutti insieme, loro intanto hanno continuato a fare la spesa, hanno continuato un po' a litigare su che cosa comprare, sto capisco sì, sto capisco no. Abbiamo salutato anche il sindaco Enrico che è andato a fare la spesa giustamente perché visto che siamo al Conad. Allora ragazzi, abbiamo visto il primo videoclip, quello più statico. Adesso dobbiamo parlare insomma della parte vostra più rock and roll, più quella che fa divertire. Ma prima di tutto, allora, prima di tutto volevo sapere una cosa. C'è molta intesa tra voi al di là delle battute, ma quanti anni sono che suonate insieme? Solo voi due? Allora io e lui avevamo 12 anni e mezzo, 13 anni più o meno. Ancora eravate dei bravi ragazzi. Eravamo dei bravissimi ragazzi. Ecco perché litighiamo come marito e moglie, lo capisci? Prendi lo sto capisci, 12 anni che andiamo avanti così. Ecco, poi è nata insomma, questa idea, questa passione della musica ha portato a creare un gruppo. Sì, allora no, il gruppo ne abbiamo avuti altri in precedenza, eccetera, eccetera. Poi dopo un bel giorno lui ha conosciuto per caso un ragazzo che di Pergola, che appunto è Tommy. Lui si è ingelosito e l'ho dovuto chiamare, capito? A quel punto poi sì, dopo è entrato anche lui, per forza. Vabbè. Ecco, perché credo che il valore aggiunto sul palco sia anche avere un'intesa, al di là della tecnica, quello che è, perché il cuore è quello che poi arriva. Sì, cioè innanzitutto c'è un'amicizia, parte con lui, il resto è lì. Che io e lui siamo proprio amanti, ci vogliamo bene, capito? Sì. È vero che mi vuoi bene? Sì. Lo stoccafisso ti amo. Ok, allora prendi lo stoccafisso. Ecco, allora su questa querelle dello stoccafisso sì o no, io direi di mandare la seconda clip, quella un po' più dinamica, quella per far vedere un promo su che cos'è il Diavolo all'Acqua Santa e che cosa fa sul palco e farà soprattutto al Gran Gala del Gusto. Vai. So Babu ran, so I took a take a change of Babu ran, Babu ran, Babu ran. You got a rockin' and a rollin', rockin' and a rhythm, Babu ran, Babu ran. Siamo tornati con il secondo promo del Diavolo all'Acqua Santa, ci siamo spostati perché qui stiamo un po' scegliendo anche tutti i migliori prodotti, come ci saranno i migliori prodotti anche nella cena che accompagnerà la grande serata del Gran Gala del Gusto, ma non si può svelare tutto quanto, pian piano che nei prossimi speciali sveleremo. Oggi abbiamo svelato la presenza del Diavolo all'Acqua Santa, ragazzi abbiamo visto qualcosa nei video, sicuramente tutti verremo il 10 di novembre al Maxi Dancing Settimo Cielo a vedervi, ma... Avete mai suonato in un Conad? Fate una performance, qualcosa? Vi manca? No, ci manca. Allora improvvisateci qualcosa. Solo così. Che noi non siamo quelli bravi. Possiamo improvvisare qualcosa, Lorenzo? Sì, dai, vuoi. Improvvisate qualcosa per tutte. It's one for the money, two for the show. Basta. Direi che può bastare da casa. Sicuramente tutti da casa hanno detto qui bisogna andare perché sono delle persone molto serie, soprattutto sul palco, è vero? Soprattutto sul palco. Soprattutto. Allora ragazzi, invece siamo seri. Vi chiedo una cosa, il prossimo live che farete, sì. Ci preparate un bel messaggio, okay. Un bel video messaggio. Attaccato Bagli. Ok, perfetto. Stasera ci preparate un bel messaggio, noi lo manderemo a questo punto del montaggio, okay. Quindi allora adesso lo lanciamo insieme, facciamo 3, 2, 1, messaggio. Okay. Mi raccomando, tutti e quattro insieme, perché così almeno sveleremo okay. Anche gli altri due. Okay, allora lo mandiamo 3, 2, 1, via. Ragazzi, ci tenevamo a fare un altro video, un ulteriore video. Siamo ancora noi. Perché ci sono quelli belli della banda. Guarda che bellezza, ragazzi. Perché
No, no, parla tu perché mi parli. Sì, per dirvi che il 10 novembre saremo a Cartoceto, al Gran Gala del Gusto. Al settimo cielo, tanti ospiti e tanto divertimento. Siamo arrivati alla conclusione di questo speciale. Ecco, stanno ancora litigando su chi paga il conto. Io non c'ho il portafoglio, lui ce l'ha vuoto, siamo a cavallo. Allora, ragazzi, va bene, siete stati bravi lo stesso. No, scusate, provate a chiedere al titolare se vi fa passare senza pagare. Allora, salutiamo e ringraziamo il Conad City Lucrezia che ci ha ospitato in questo speciale molto particolare. Salutiamo ancora una volta il sindaco Enrico Rossi che ci ha accompagnato in questo viaggio aspettando il Gran Gala del Gusto. E soprattutto, ragazzi, grazie al diavolo e all'acqua santa, perché veramente la vostra simpatia è dirompente. Tutte le marche hanno assaggiato un po' di quello che sapete fare, addirittura senza strumenti. Pensate con gli strumenti in mano cosa possono fare. Uno spettacolo. Allora, concludiamo da qui questo speciale Gran Gala del Gusto. Everybody be an ocean across the USA, and everybody be surfing the California hit. I wanna see you back, or I see sound of soon. I will see you, see you long, surfing USA.